Secondo uno studio del Ministero della Salute, il 31% della popolazione in Italia è sovrappeso e il 10% è addirittura obeso. Bisogna approcciare questo problema in maniera metodica, sistematica e non con le diete fai da te. Per quello oggi abbiamo con noi in studio due ospiti, la direttrice di Vivere Snella, Lorena Marseglia, ciao, benvenuta, Ciao. e una mamma di un ragazzo che è dimagrito grazie a questo metodo, Lina. Grazie per essere qui con noi. Ciao. Lorena, benvenuta. Grazie. Ricordiamo brevemente che cos'è Vivere Snella. Bene, Vivere Snella è un marchio leader nell'ambito del dimagrimento. Siamo aperti dal 1999 e diciamo le nostre caratteristiche sono sia nello studio metabolico dei cibi e nelle 14 metodiche che oramai dopo tutti questi anni abbiamo all'interno dei nostri centri che ci permettono di abbracciare dal grande obese, quindi la persona che arriva al peso massimo di 167 kg, che ha perso già 17 kg in un mese da noi, al piccolo inestetismo della cellulite a seconda. Insomma, ho donne bellissime dei fiori, ho anche problemi ovviamente di salute molto gravi come obesità, problemi in generale legati al peso. Ecco, ricordiamo che il vostro staff si compone anche e soprattutto di medici, di biologi, nutrizionisti, E di giusto? dottori a seconda della problematica e come posso dire, della richiesta del paziente, abbiamo più di 10 dottori, questo permette di abbracciare il cliente in un certo modo, soprattutto tutelarlo, perché spesso e volentieri, anche se il mio cavallo di battaglia è il raggio infrarosso, che oramai ne parlo da oltre 3 anni, molte emittenti, basta andare sul canale YouTube e digitare Vivere Snella e si vede proprio tutta la nostra storia. Alcuni magari l'infrarosso non possono farlo, possono fare il laser o l'onda d'urto o la depressurizzazione, eccetera, eccetera. Sicuramente oggi siamo qui per raccontare uno dei casi più famosi, che è Luca Cuscito, un ragazzo dichiarato invalido civile al 100%, che grazie agli infrarossi oggi non solo una vita salvata, ma in più oggi Luca fa il cuoco, e questo per me è il non plus ultra, perché io quando dico spesso in trasmissione siamo grassi nel cervello, spiego anche a chi è un godereccio, a chi piace il cibo, che comunque da noi si può dimagrire pur mangiando, cercando però di capire ovviamente che cosa può causare gravi metabolizzazioni del cibo, ritenzione o gonfiori. Ecco, Luca non è qui perché appunto, come diceva Lorena, fa il cuoco a Formentera, quindi credo che abbia trovato davvero la sua strada, però abbiamo la mamma, Lina. So che tu ti emozioni sempre a parlare di tuo figlio, raccontaci un po' la Sì. storia perché so che inizialmente è stato visto da diversi medici in diversi ospedali, ma non si riusciva a far perdere peso a questo ragazzo. Tra l'altro far perdere peso a un sedicenne può comportare dei problemi di salute, vero Lorena? Diciamo al contrario, può avere una maggiore responsabilità, nel senso che gestire un sedicenne, io i ragazzini più piccoli che vengono portati da me arrivano all'età più piccola, è 10-12 anni, è una responsabilità direi spasmodica, nel senso che è difficile gestire un adolescente o un ragazzino perché non devi frustrarlo, devi fargli vivere il rapporto nei nostri centri come un momento di piacere, di benessere, di allegria e contemporaneamente però rieducarlo che sicuramente alcuni alimenti per lui possono essere devastanti. Ecco, questa è l'occasione, mi hai ricordato, poi parleremo anche dello studio metabolico dei Sì. cibi, però vorrei dare proprio la parola a Lina che ci racconterà come mai sei venuta in contatto con Vivere Snella. Ma guarda, è stato proprio per un caso, fortuna, vuoi dire fortuna, adesso dico fortuna. Io ho guardato, stavo andando al lavoro, ho guardato il giornale sfogliando, così ho letto la pubblicità di Marina, Marina giusto? Lore, uno dei C'era nostri. questa foto e io dico, ma provo a telefonare, ho provato a telefonare, ho portato di Luca. Ma devo essere sincero, molto scettica, molto sfiduciata perché dico Dopo gli quello che vedi, ospedali no, certo. però dico non voglio avere questo peso, insomma cercavo comunque di fare qualcosa. E quindi ho preso appuntamento, sono andata da loro e quando sono arrivata loro hanno detto sarà una strada lunga, me lo ricordo perfettamente, però noi ci prendiamo cura di suo figlio.
E così abbiamo iniziato. E Stiamo vedendo veramente, le foto, adesso chiederei a sì. Lorena anche di Di descriverlo, spiegare certo. soprattutto l'altezza di Luca che ha poi, diciamo, causato questa patologia, diciamo questa invalidità, perché purtroppo il peso gli acchilosava le ossa. Voi immaginatevi 120 kg, che vuol dire 2 volte fra un po' e mezzo il mio peso, su 1,5 m di una persona. Cioè, arrivava Luca al mio seno. Luca purtroppo questo peso gli schiacciava le ossa, quindi non gli permetteva lo sviluppo. E mentre sei ospedali, ma poverini, magari non l'hanno fatto neanche, ci hanno provato, hanno usato insomma tutto ciò che è possibile utilizzare in ospedale, l'avevano marchiato a vita, perché io dico ben venga una pensione di invalidità, però fondamentalmente è anche un marchio, vuol dire a un ragazzo Di per 16 tutta la vita, anni, certo, rassegnati, chiaro. non dico quasi come essere su una sedia a rotelle, però sicuramente Luca mentre camminava veniva additato come un ragazzo strano. Quello che magari io mi permetto, ma sempre in modo costruttivo, di criticare, se posso dirlo, visto che io ho 10 dottori sotto il mio staff, e quando il dottore perde la deontologia e diventa, diciamo, forse un po' troppo schermato, cioè l'ultima dottoressa disse a Luca: Luca, per far dimagrire te è come svuotare un mare con un cucchiaino bucato. Ecco, Non attenzione è quando la si prima parla, volta chiaro, che poi certo. adolescenti fanno passi folli, no? A volte per sciocchezze vediamo sui telegiornali che Certo. si suicidano perché sono stati chiamati gay. Immaginatevi un ragazzo che aveva una gamba poverina devastante. Luca, se lo vediamo in foto, è completamente obeso dal punto vita in giù, quindi aveva una coscia, credo 4 volte la mia gamba. Addirittura quando camminava Luca gli si sfregavano le gambe, quindi bruciori, Problemi anche alla pelle, infiammazioni in chiaramente. generale. Quindi immaginate il dolore suo, il dolore poi di una madre, e quando un dottore che dovrebbe prendersi cura di te ti dice una frase del genere, Beh, per insomma, io fortuna credo non, che forse certo. alcune volte dovrebbero fare dei test Attitudinale. attitudinali Non per sono fare tutti questo così. lavoro. Salviamo No, la mai, categoria, per chiaramente, fortuna. no? Però attenzione perché anche è periodo dell'anoressia, quindi Sì. anche questo non è solo il gesto estremo, ma anche questi problemi psicologici che poi portano a altre Passiamo da conseguenze. un estremo poi Quindi all'altro. attenzione, chiediamo a Lina adesso quanto pesa Luca e quanto è cresciuto in altezza, perché so che si è anche sviluppato. Sì, adesso è alto circa 1,62, perché poi si confronta con me, dice ti ho lasciata, adesso fa di queste cose, sì. E pesa Peso? 73 kg. Quindi il peso è stato No, mantenuto? ne ha persi Sì, però una volta che è comunque dimagrito non ha altri. No, 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 ripreso. dicevo, ne ha persi altri, non ne ha Ecco, messi. e questo è un Soprattutto po'. quello che va sottolineato, quando spesso i dottori magari, quando non riescono a trovare una cura, la prima cosa che dicono è perché tu mangi, oppure la mamma che ti alimenta male. Di solito cercano magari sempre di, ahimè, a volte giustificarsi, è l'obeso che mangia. No, non è No, sempre così, perché chiediamo quando appunto io ho Lina. visto l'altro figlio, Sì, perché ne ha quattro ecco, lei. Stefano è massoso, bellissimo, alto 1,70 m, non c'ho neanche un velo di grasso, neanche a pagarlo. Mi sono resa conto che lì il problema era effettivamente era Non ormonale. era né un problema genetico né un problema di educazione alimentare della No, famiglia. assolutamente, c'era proprio una disfunzione ormonale, una delle poche, perché io spesso in altre emittenti televisive dico siamo grassi nel cervello, quindi su 100 mie iscritte, soprattutto le donne, 99 direi che soffrono di fame nervosa. Luchino invece no, Luchino continuava ad ingrassare, sicuramente poi magari si sarà anche in molti momenti lasciato andare, povera Stella. Però perché a furia di andare da un ospedale, poi un altro, e poi un altro, e tutti ti Certo. dicono fai questo, poi fai quello, capisci che un adolescente insomma poi perde la E poi, speranza. essendo stato marchiato con invalido, chiaramente gli aveva cambiato la vita. Quindi chiederei a Lina, quali terapie avete seguito insieme con lo staff di Vivere Snella? Ma guarda, quando Luca poi ha iniziato a vedere che perdeva peso, ormai dormiva là a momenti, dormiva al centro, cioè lui tornava da scuola e andava. Diciamo Poi che tornava e diceva, mamma, ho perso
la soddisfazione, sì, quindi sì, anche sì, da stimolo, no? Sì. E certo, una delle nostre... Se tu fai una dieta e non perdi. Chiaramente. Certo, una delle nostre carte, al di là del raggio infrarosso e di altre 14 metodiche, è proprio il fatto che noi siamo dei coach. E quindi anche quando, che ne so, il mio imprenditore mi vuole bere la bottiglia di vino a cena, noi sappiamo insegnargli come compensare il giorno dopo, cioè lo studio metabolico dei cibi, che è la seconda nostra carta vincente, è legata al fatto che noi non facciamo mangiare poco, non devono pesare niente. C'è una dieta che nei primi 5 giorni gli fa perdere immediatamente dai 2-3 kg, pur mangiando i grassi, perché andiamo a dare un sovvertimento metabolico. Dopodiché c'è un banalissimo test delle urine e poi lì è la sinergia tra uno staff meraviglioso, ma non perché lo dico io, andate a vedere cosa dicono di noi nei forum e quindi lì effettivamente capite chi è la Vivere Snella, e le dottoresse cercano step by step di consigliarti, magari può essere l'insalata, perché io non ho un enzima che si chiama cellulase, io non la metabolizzo, quindi insalata e carne si incapsulano, la mia carne quando tento di metabolizzarla va in putrefazione. E quindi Luca ovviamente su un'obesità così grave, ma anche quando io ho casi di persone che pesano 167 kg, hai voglia a fargli il bendaggio gastrico, la deviazione dell'intestino, tutte queste metodologie che, per l'amor di Dio, tra morire e tentare di farle, vabbè, ok, scegliamo. Però a volte ci sono casi che anche quando hanno fatto bendaggi, deviazione dell'intestino, il problema non lo risolvono. Certo. Perché poi devi accelerargli il metabolismo e cercare di bruciargli tutte queste cellule adipose che in qualche modo li predispongono a ringrassare. L'infrarosso in mezz'ora loro bruciano 6 volte di più. Ecco perché Luca brucia oggi, brucia domani, brucia dopodomani, nonostante tutto aveva un problema ormonale, perché c'era in Luca, piano piano Luca è riuscito a togliere 45 kg di massa dalla schiena, perché era proprio una massa di cemento, e piano piano si è sviluppato, e oggi Luca, voglio dire, fa il cuoco, quindi sicuramente assaggia il cibo, si lascia andare e vive una vita normalissima, ringraziando insomma noi e la mamma, perché è stata lei la mamma eroe, non noi. In chiusura di questa puntata io direi a Lorena di ricordare come vi possiamo contattare, quindi il vostro sito. Innanzitutto noi abbiamo 4 sedi in tutta Milano, il sito viveresnellamilano.it, insomma, tutto. Bene o male oramai è un nome, Vivere Snella la troviamo su tutti i giornali locali, e lì ci sono tutte le nostre storie, c'è il canale Vivere Snella su YouTube dove si vedono almeno, credo, più di 300 persone venute con noi in trasmissione, e quindi bene, penso che il biglietto da visita sia proprio il risultato che noi diamo. Continueremo a parlare di Vivere Snella alla prossima, nella prossima puntata. Io ringrazio Lorena Marsiglia per essere stata con e noi. E riportiamo la mamma di Luca, perché è un caso che deve essere conosciuto, perché ci dobbiamo fare ancora raccontare un po' di cose riguardo Luca. Io vi ringrazio, l'appuntamento è la prossima settimana. Ciao.